Presentare Massimo Polidoro non è facile, ho dovuto guardare un pochino e scrivermi qualcosa. Intanto è sempre stato attratto dal lato misterioso della storia e della scienza. È stato allievo di Piero Angela e del celebre illusionista James Randi. Ha contribuito, questa è la cosa forse tra le più importanti, a fondare insieme a Piero Angela, Margherita Hack e Umberto Eco il CICAP, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, e di cui è segretario. Faccio una sintesi perché hai fatto troppe cose. Oggi ho finito, oggi insegna Comunicazione della Scienza ai dottorandi dell'Università di Padova, ed è presenza fissa a Superquark, dove con Piero Angela indaga sui presunti misteri e spiega perché crediamo così tanto alle bufale che ci appassionano. E lui invece ce le deve smontare e farci vedere come le bufale sono bufale. Grazie a Massimo Polidoro, gli diamo un microfono. Invito gli ultimi ritardatari a prendere posto, stiamo iniziando. A che ora avete il pullman, chi viene da Tortona? E verso le 3, quindi 12 e mezza possiamo andare tranquilli, 12 e 40. Ok, grazie. Parola a Massimo Polidoro. Grazie. Grazie mille. Festival delle conoscenze è con Massimo Polidoro. Grazie, grazie davvero. Allora, sapete che noi oggi siamo davvero in un mondo dove l'informazione viaggia a una velocità altissima, come mai c'è stata nel passato, e dove non è sempre facile riconoscere le notizie vere da quelle che poi invece si rivelano false. Diciamo che per tutti noi c'è la curiosità di capire le cose, ci facciamo delle domande e spesso ci troviamo di fronte ad argomenti che magari presentano degli aspetti misteriosi, delle domande a cui non sappiamo trovare una risposta, e quindi cerchiamo, ci ritroviamo magari anche noi a voler indagare dei misteri. Ma che cosa significa e come si può fare in una maniera efficace che ci eviti di credere appunto a qualcosa che poi si rivela falso? Allora, per provare a capire cosa significa, vi mostro un piccolo esperimento che possiamo fare insieme. Vi anticipo che magari qualcuno di voi potrebbe già averlo visto, averlo fatto, quindi non aiuti chi gli sta di fianco, ognuno lo fa per sé, una cosa molto semplice. Pronti? Dovete guardare lo schermo. Vi mostro delle carte da gioco e ne dovete pensare una sola. Pensarla, non ditela ad alta voce, non scrivetela, ricordatevela. Pronti? Queste sono le carte. Pensatene una. Ce l'avete? Ok. Allora, avete pensato una di queste carte e naturalmente voi dite, beh, l'ho scelta, ho scelto una carta, la carta che volevo scegliere, eppure ci sono alcuni che sostengono di poter influenzare le scelte delle persone senza farsene accorgere. E se davvero queste tecniche esistono e funzionano, io dovrei essere riuscito a condizionare la vostra scelta, cioè dovrei essere riuscito a farvi pensare tutti quanti la stessa identica carta. So che sembra impossibile, ma appunto, ripeto, ci sono alcuni che dicono che queste cose si potrebbero fare, quindi io tolgo la carta che voi avete, che io avrei dovuto convincervi a pensare, e vi mostro quelle che restano. Ditemi se trovate ancora la vostra carta qui. Ecco, avete visto. Che cosa è successo? Che cosa è successo qui? Non c'è più la carta che avete pensato, quindi davvero sono riuscito a condizionare la vostra scelta? Ci arriviamo tra un attimo. È chiaro che questo è un gioco, no? È chiaro che, calma ragazzi, è chiaro che questo rappresenta un piccolo mistero, una domanda, no? Com'è possibile? Sarà vero? Sarà falso? Ci sarà un trucco? E noi siamo attratti da tutto quello che è misterioso, siamo attratti da quello che non sappiamo. È proprio un meccanismo naturale che abbiamo come esseri umani,
quello di voler sapere, voler conoscere. E quel meccanismo, la curiosità, che ha permesso ai nostri antenati, agli inizi insomma di tutta la nostra storia evolutiva, gli Homo sapiens, di iniziare ad esplorare il mondo che ci circonda per capire, per scoprire le cose. Guardate questa frase che vi condivido. La più bella esperienza che possiamo fare è di incontrare il mistero, emozione che è culla dell'arte e della vera scienza. Chi potrebbe aver pronunciato una frase di questo tipo, secondo voi? Un filosofo, un poeta, no? Uno scrittore? L'ha pronunciata Albert Einstein, che è il più grande scienziato del XX secolo. E può sembrare strano che uno scienziato parli di misteri, ma come lo scienziato, quello in laboratorio dove tutto è verificato, tutto è quadrato, cosa c'entrano i misteri? Beh, i misteri c'entrano perché nella scienza non si va alla ricerca di cose che già sappiamo, si va alla ricerca di quello che non sappiamo ancora, cioè di ciò che è ancora misterioso. E nel suo lavoro lo scienziato lavora usando lo stesso tipo di mentalità che potrebbe usare un detective, questo che vedete è Sherlock Holmes, ovviamente una trasposizione cinematografica del personaggio di Sherlock Holmes, il detective che usa la razionalità, usa la sua intelligenza per venire a capo dei misteri che si trova a dover indagare, delitti o altro. E lo fa appunto utilizzando un metodo che è quello della scienza, verificando i fatti, facendo delle ipotesi, mettendole alla prova per cercare poi di trovare una soluzione, di trovare una spiegazione al mistero. Nella scienza funziona allo stesso modo. E come dicevo, si va alla ricerca di ciò che ancora non si sa. Per quello uno scienziato come Einstein parla di misteri. Nel mio caso mi occupo, come avete sentito nell'introduzione, di argomenti spesso misteriosi, ma di un mistero un po' diverso da quello della scienza tradizionale, no? Che magari si occupa dello spazio, dell'infinitamente piccolo, delle cellule, degli animali, del comportamento animale o delle persone stesse. Mi interesso in particolare di un certo tipo di misteri che spesso hanno molto spazio in televisione o sul web in particolare, e mi riferisco a personaggi che sostengono di poter prevedere il futuro, oppure a quelli che fanno le sedute spiritiche o gli oroscopi, l'astrologia, quelli che dicono di avere il potere di influenzare la materia con la forza del pensiero, o guaritori, fakiri, rabdomanti, o anche, come questo signore, uomini magnetici. Cosa sono gli uomini magnetici? Questo signore, qui eravamo in un programma televisivo, sosteneva di poter tenere al petto, qui, attaccati al petto, tutta una serie di posate del servizio che aveva a casa. Le appoggiava lì e non cadevano queste posate. Diceva, beh, vedete, io ho questo potere, sono come una calamita, le tengo attaccate al petto e quindi non cadono. La scienza non lo può spiegare questo fenomeno. Mi avevano chiesto di fare una verifica, di capire come mai succedeva questo uomo riuscisse a fare queste cose. Beh, la verifica, devo dire, che ho proposto non richiedeva di portare questo signore in un laboratorio, attaccargli chissà quali elettrodi e cercare di fare chissà quali valutazioni. Gli ho chiesto semplicemente di piegarsi un pochino in avanti. No? Secondo voi che cosa è successo? È cascato tutto. Tutto il servizio di posate che aveva qui sul petto è caduto per terra in un bel frastuono. E secondo me, anche senza aver fatto corsi per indagare i misteri, riuscite a intuire anche voi come mai non cadevano queste posate. Perché l'inclinazione, diciamo così, del ventre del signore impediva loro di cadere. Non scivolavano, bastava però spostare il baricentro per farle cadere tutte quante. Evidentemente questo signore non aveva mai provato, si era convinto di avere queste facoltà, perché poi è bello, no, credere di avere dei poteri speciali, anche se è solo poi alla fine un'illusione. Ma come si diventa indagatori di misteri, come appunto siamo nel CICAP? Il CICAP, avete sentito, questa associazione che è nata ormai più di 30 anni fa e che si occupa proprio di andare a verificare notizie, fatti, apparenti misteri e poi condividere quello che scopre con tutti quanti. Beh, io da ragazzino, come voi,
data la vostra età, insomma, ero affascinato da argomenti misteriosi, no? C'erano film bellissimi, E.T., Incontri ravvicinati del terzo tipo, Il triangolo delle Bermuda, poi personaggi straordinari che mi affascinavano, come il mago Houdini, che vedete in quel manifesto, oppure quest'altro a sinistra, Uri Geller, che diceva di piegare i metalli con la forza del pensiero. Solo che leggevo molto su questi argomenti, ma quello che leggevo, tenete presente che non esisteva internet all'epoca, c'erano solo i libri, quello che leggevo in realtà lasciava sempre molto insoddisfatti, perché non c'era mai una vera prova di questi fenomeni. C'erano tantissime storie meravigliose, però poi non era dimostrato, perché non era stato possibile. Finché non mi è capitato tra le mani invece un libro scritto da una persona che stimavo molto, appunto Piero Angela, che si era occupato di questi argomenti, con un libro che si chiamava Viaggio nel mondo del paranormale. E leggere quel libro per me, che avevo 15 anni, come voi più o meno, è stato una sorpresa straordinaria, perché per la prima volta capivo qualcosa. Cioè per la prima volta avevo capito come si fanno le domande per capire come stanno veramente le cose. Perché a differenza di tutti gli altri libri che avevo letto, nel suo Piero Angela usava un metodo diverso, cioè usava il metodo scientifico. Il metodo scientifico ha una caratteristica, ha come suo motore il dubbio. Questa è una citazione di Cicerone: dubitando giungiamo alla verità, cioè facendoci delle domande, non avendo delle certezze granitiche, no? Come spesso chi insomma, si convince di qualcosa e vuole crederci, è convinto che sia così e non ascolta pareri diversi e non ha mai dei dubbi. Invece nella scienza il dubbio è fondamentale, perché ci si fanno domande su tutto. Lo scienziato e il ricercatore mettono sempre in discussione anche le cose già scoperte per vedere se si può capire meglio come stanno le cose, no? Quindi è un lavoro che procede e che matura sempre. Galileo Galilei nel 1600 ha formulato proprio questo sistema, questo modo di pensare che noi chiamiamo oggi metodo scientifico. Beh, insomma, quel libro mi aveva colpito così tanto proprio perché mi aveva fatto capire l'importanza di quel modo di ragionare e di pensare, che chiaramente si può applicare in tutti gli ambiti della vita, no? Non solo all'indagine dei misteri, che avevo scritto una lettera a lui, a Piero Angela, presso la RAI, non avevo nessun indirizzo, e una lettera invece a un personaggio che era un po' al centro di questo libro ed era un indagatore di misteri veramente leggendario americano, lo vedete in questa foto, James Randi. Randi era stato per tanti anni un prestigiatore, un illusionista che girava il mondo con le sue illusioni, i suoi spettacoli. Poi però a un certo punto della sua carriera si era accorto che la sua capacità di creare magie per finta, perché chiaramente l'illusionista è un artista, è un attore che interpreta la parte di quello che ha i poteri magici, ma lo ammette, no? Lo confessa, non prende in giro nessuno. C'è un bellissimo film dedicato a Randi, se lo trovate in rete, che si chiama An Honest Liar, un onesto bugiardo, che racconta la sua vita e le sue imprese, ed è un onesto bugiardo il prestigiatore, perché mente dicendo, vedete, questa scatola è vuota, per esempio, magari invece è truccata, ma lo fa per divertimento, ed è onesto perché lo ammette. Guardate che uso dei trucchi, non ho dei poteri paranormali. Però questa capacità di creare illusioni, dicevo, ha permesso a Randi di capire quando si trova davanti qualcun altro che usa gli inganni, che usa dei trucchi, a differenza dello scienziato, che invece non è preparato a scoprirlo, non ha quelle competenze, e quindi si può lasciare ingannare come chiunque altro. E da questo punto di vista Randi è diventato proprio un punto di riferimento per il mondo scientifico internazionale, e quindi veniva coinvolto ogni volta che c'era un caso dubbio, ogni volta che si sospettava che potesse esserci un possibile inganno in corso, no? Quindi ho scritto una lettera anche a lui, perché era una figura veramente straordinaria, e ho scritto entrambi ringraziandoli per quello che mi avevano aiutato a capire. Non mi aspettavo assolutamente niente in cambio, anzi davo la mia disponibilità se mai fosse nato anche in Italia un comitato che indagava questi argomenti, così come succedeva in America, e Randi era stato il fondatore di un comitato che lo faceva negli Stati Uniti. Poi me ne sono andato in vacanza con la mia famiglia e non ci ho più pensato. Quando torno dalle vacanze trovo due buste nella cassetta delle lettere. Una veniva da Roma, dalla RAI, l'altra veniva dagli Stati Uniti, proprio da James Randi.
mi avevano risposto tutte e due, io non me l'aspettavo e sono rimasto molto sorpreso, ma per farvela breve, ci siamo conosciuti nel giro di poco tempo, sono andato a Roma, ho conosciuto Piero Angela, ho conosciuto James Randi che è venuto in Italia, quindi c'è stata quell'occasione e entrambi mi hanno fatto una proposta veramente di quelle uniche, no? Che possono capitare, ma varie volte così, uno le sogna, ma non si azzarda neanche a pensare che possa succedere davvero. Cioè mi hanno chiesto se volevo andare negli Stati Uniti per diventare l'allievo, l'apprendista di Randi, imparare come faceva lui e come fa a indagare questi misteri e poi riportare quelle esperienze in Italia per far nascere un comitato, come si diceva, quello che poi è diventato il CICAP. Potete immaginare ovviamente la mia risposta, ho accettato immediatamente, sono partito per gli Stati Uniti e mi sono ritrovato davvero a vivere tantissime avventure insieme a Randi sulle tracce dei misteri più straordinari. E devo ringraziare Randi naturalmente che è stato il mio maestro e che poi per i successivi 30 anni chiaramente è stato un amico, quasi un nonno per me, siamo rimasti molto legati fino alla sua scomparsa nel 2020, e Piero Angela, che ha creduto in un ragazzo che semplicemente aveva tanta passione. Evidentemente quella passione è riuscita a fare colpo, perché altrimenti non mi avrebbero fatto quella proposta straordinaria. E ho raccontato tra l'altro tutta questa storia e quello che ho imparato stando accanto a una figura geniale come Randi in un libro, se riesco a farvelo vedere, eccolo qua, no, è già scomparso, comunque un libro che si chiama Geniale e che raccoglie davvero le lezioni, 13 lezioni che ho imparato da Randi e che credo possano essere utili a chiunque voglia coltivare le proprie passioni e magari trasformarle poi nella propria vita, nel proprio lavoro. Citavamo prima Sherlock Holmes e adesso lo citeremo ancora perché voglio proporvi uno dei test, no, che Randi mi ha proposto per capire se ero adatto a diventare suo allievo, suo collaboratore, suo assistente. Ed è un test, come vedrete, che sembra molto semplice, ma come sempre così semplice non è. Adesso devo appoggiare il microfono, io spero che mi sentirete lo stesso, vediamo se... Ah, grazie. Ed è una cosa che potete fare tutti quanti, vi chiederò di seguire, di imitarmi, di fare quello che faccio io. Grazie mille. Ecco. Allora, benissimo. Allora, fate quello che faccio io. Allungate le braccia davanti a voi, con i polsi verso il basso. Fatelo pure tutti che non succede niente. Ci siete? Adesso la parte facile. Portate i pollici verso l'alto. Ci siamo, i pollici verso l'alto. Così. Ora comincia a farsi più difficile. I pollici verso il basso con palmi all'esterno, pollici verso il basso. Ora la mano destra va sopra la sinistra, incrociate le dita, la destra sopra la sinistra, incrociate le dita, tenete fuori gli indici, così, i pollici verso il basso. E se siete pronti anche voi a diventare detective del mistero, dovreste essere in grado di fare così. E tranquilli, perché è esattamente quello che è capitato anche a me, quindi probabilmente anche voi siete pronti per diventare indagatori dei misteri. Beh, che cosa è successo qui? Qualcosa di strano, dicevamo prima di Sherlock Holmes. Allora, voi vi ricordate, spero, se l'avete lette o se non le avete lette, vi consiglio di farlo, che Sherlock Holmes ogni volta che risolveva un caso aveva il suo collega, il dottor Watson, che rimaneva sbalordito e diceva: ma com'è possibile? Io ero qui con lei, ho seguito tutte le sue tracce, gli indizi che ha guardato, ho parlato con gli stessi testimoni che ha sentito lei, ho visto quello che ha visto lei, eppure lei ha risolto il caso e io non ho capito niente. Com'è possibile? Beh, il fatto è che Sherlock Holmes ogni volta rispondeva: caro Watson,
Il fatto è che lei guarda ma non vede, e sottintendeva dicendo questo che noi di solito guardiamo quelle cose che non sono importanti e non notiamo quelle che invece lo sono. Anche qui, in questa dimostrazione che vi ho appena fatto, la spiegazione era evidente, il trucco era lampante, eppure non l'avete visto. Perché? Lo vedremo magari più avanti, vi spiego come è successo. Ma avreste potuto scoprirlo, solo che proprio come dottor Watson avete guardato ma non avete visto. Il fatto è che nella realtà Sherlock Holmes esiste solo nella fiction, nella finzione, nei romanzi, nei film. Nella realtà non può esistere una figura come Sherlock Holmes che nota tutto quello che c'è da notare, che è solamente logica e razionalità, perché noi non siamo fatti così, la nostra mente non funziona così. Ci sono degli aspetti che sono fuori dal nostro controllo, ci sono degli aspetti istintivi che entrano in gioco e che ci distraggono, ci fanno vedere delle cose che magari non sono importanti e non ci fanno notare quelle che invece lo sono. Il fatto è che molto spesso la realtà stessa che noi percepiamo non è quella che può percepire la persona che ci sta accanto, e non è un errore della nostra mente, non è che viviamo in una sorta di Matrix, no? In un mondo finto dove tutto è un'illusione. È proprio il modo che ha il nostro cervello di funzionare, quello di semplificarci la realtà. Cioè noi ci siamo evoluti dai nostri antenati ominidi, poi tutta la cavalcata di 300.000 anni quasi dell'Homo sapiens, per avere un cervello che ci semplificasse la vita, per vivere senza sovraccaricarlo di informazioni. Quindi, quando noi ci troviamo in qualunque situazione, prestiamo attenzione a ciò che in quel momento ci sembra davvero rilevante, davvero importante. Questo, tra l'altro, ci fa capire che il multitasking, forse ne avete sentito parlare, no? Persone che pensano di poter fare più cose contemporaneamente, è un'illusione in realtà, non può funzionare, perché il cervello non può seguire più di una cosa nello stesso momento con attenzione. Ci si può provare, ma ci si impiega il doppio del tempo, perché il cervello ogni volta deve focalizzare l'attenzione su una cosa diversa, e quindi meglio evitare di credere che multitasking funzioni. Per esempio, prendiamo il gioco che abbiamo fatto all'inizio. Vi ricordate, non vi ho mostrato queste carte, vi ho detto pensatene una, ricordatevela, e adesso vi farò pensare tutti la stessa carta. Ovviamente non è possibile, è una menzogna, no? Chi dice di poter condizionare i comportamenti in questo modo dice delle grandi bugie. La realtà qual è? Che io vi ho fatto vedere queste carte, vi ho detto pensatene una, poi ho detto ora tolgo quella che vi ho invitati a pensare e vi mostro quelle che restano. E vi ho mostrato queste, ma se le guardate bene vi accorgete che sono tutte diverse rispetto alle prime. Ma, questa è la cosa interessante, non ce ne accorgiamo. Cioè noi notiamo solamente quello che ci sembra rilevante, cioè la carta che abbiamo pensato. Vediamo che non c'è e diciamo, caspita, ha veramente indovinato, come avrà fatto? E non ci rendiamo conto che le carte che vediamo sono completamente diverse rispetto alle prime. Perché? Perché non abbiamo prestato quella stessa attenzione a tutte le carte che c'erano. Abbiamo visto che erano del 7, 8, rossi, neri, quello erano, e anche quelli sotto lo sono, ma sono diverse. Allora, c'è un meccanismo molto interessante nella psicologia, la mia è una formazione da psicologo, che ci fa capire davvero in maniera importante come noi selezioniamo ciò a cui prestiamo attenzione. C'è un esperimento che adesso vi mostro, che poi è diventato addirittura una candid camera perché fa sorridere in effetti, ma che tutte le volte produce, un numero significativo di casi produce esattamente quello che state per vedere. Cioè siamo in un campus universitario e c'è un signore con una cartina che chiede indicazioni a un passante. Lo ferma per strada e gli dice, ma io devo andare a questo edificio, dove lo trovo? E il passante, quello con i capelli bianchi, gli dice, ma prenda la strada di lì, poi gira intorno a quel palazzo, poi va dritto e troverà. Però in questo momento passano due operai che portano una porta, vedete? Il tizio che chiede l'informazione se ne va, un altro prende il suo posto, ma quel signore con i capelli bianchi non si è accorto della sostituzione e continua a dare indicazioni come se niente fosse. Gli è cambiato l'interlocutore sotto il naso e non se n'è accorto.
E questo esperimento è stato ripetuto tante volte e più del 60% delle volte succede così. Le persone non si accorgono che quello con cui stanno parlando è un altro. Perché non se ne accorgono? Per quello che dicevamo prima, perché noi in quel momento abbiamo puntato l'attenzione solo su qualcosa che ci sembra rilevante, che ci sembra importante, cioè il fatto di dover dare informazione a uno sconosciuto. Come sia fatto questo sconosciuto non ci interessa in realtà e quindi non abbiamo prestato tutta quella attenzione. Beh, questo comincia però a farci capire bene, meglio insomma, di magari come lo capivamo prima, quanto poco siano attendibili i ricordi delle persone, no? Soprattutto quando qualcuno ci dice ma io ero là, l'ho visto con i miei occhi, è andata così. Quanto possiamo fidarci di quel ricordo, di quel racconto? Ora che cominciamo a vedere che forse noi non possiamo registrare tutto ciò che accade intorno a noi come se fossimo una videocamera che registra e che poi immagazzina in un computer i dati. Non funziona così il nostro cervello. Quindi questo ci fa capire che la testimonianza delle persone va presa con molta cautela. C'è un caso molto famoso, sono sicuro che avrete sentito parlare del naufragio del Titanic, o del Titanic, come volete dirlo, che era quella nave nel 1912 considerata inaffondabile, partita dall'Inghilterra alla volta di New York nel suo viaggio inaugurale con 2000 persone a bordo, tra le più ricche ma anche persone del popolo, presenti su quella nave per fare questo viaggio, questa traversata straordinaria su quella nave non solo lussuosissima ma anche resistente e davvero, secondo i tecnici dell'epoca, inaffondabile. Che cosa succede? Lo sappiamo tutti, no? Magari avete anche visto il film con Leonardo DiCaprio. Succede che incontra un iceberg lungo il suo percorso e la nave inizia ad affondare perché avevano previsto tutto tranne l'imprevedibile. In questo caso la nave era stata costruita in modo che se avesse urtato di fronte un iceberg non sarebbe affondata perché avrebbe danneggiato magari le prime paratie, diciamo così, della nave, e l'acqua sarebbe entrata ma non avrebbe invaso il resto della nave. Il problema è che invece questa nave non ha urtato un iceberg di fronte ma di lato e urtandolo di lato uno sperone ha squarciato tutto il fianco della nave facendo entrare una quantità d'acqua non più gestibile e questo ha portato al lento inabissamento, solo che qui c'era un enorme problema, cioè che le scialuppe di salvataggio a bordo erano troppo poche perché nessuno aveva pensato che sarebbero mai servite. Questa nave inaffondabile, cosa ce ne facciamo di tutte queste scialuppe? Sono brutte da vedere, non si può passeggiare, via dai, mettiamo qualcuna giusto perché così per tradizione, ma non serviranno mai. E invece proprio nel viaggio inaugurale sarebbero servite tutte quante. Questo ha significato che più della metà delle persone a bordo non hanno trovato spazio e posto su quelle scialuppe. E quindi immaginatevi la scena, no? Questa nave, la vediamo qui nella ricostruzione cinematografica, che lentamente affonda nel mare ghiacciato dell'oceano, dove le persone cascano e muoiono poco dopo assiderate, non muoiono annegate, no? Nel più delle volte. E tutti gli altri intorno su queste barchette che galleggiano nell'oceano, il buio, la nave resta illuminata perché continuavano ad andare avanti i motori e vedono la nave inabissarsi e vedono le persone magari loro care, i figli, i mariti, le mogli, che stanno andando a fondo, stanno morendo. Quando vengono tratti in salvo, vengono portate poi sulla terraferma, c'è il processo, vengono coinvolti, si ascoltano le loro testimonianze. Metà delle persone, più o meno, dei superstiti, raccontano di questa nave mastodontica che a un certo punto si è inclinata e poi si è trovata in verticale, rimasta in verticale con le persone che cadevano ed è andata a fondo, di colpo, sparita nell'oceano. Altra metà circa, invece diceva che no, non è andata così. La nave sì, si è inclinata, ma era talmente pesante che la poppa si è spezzata e quindi sono rimasti due tronconi a galleggiare. Uno è andato giù subito e l'altro poco dopo. No, è andata giù intera, no, è andata giù spezzata. Il mistero è rimasto per più di 60 anni, finché nei primi anni 80 è stato localizzato il punto in cui era sprofondata la nave, figuratevi a 4.000 metri di profondità, e si è scoperto che effettivamente avevano ragione quelli che si ricordavano che la nave si era spezzata. Però
vedete che è abbastanza incredibile questo fatto, cioè abbiamo qui di fronte delle centinaia di persone che stanno guardando questa nave affondare e una parte la ricorda in un modo e una parte la ricorda in un altro. Di sicuro non erano distratti, di sicuro non avevano altre cose più importanti da fare in quel momento, no? Eppure il loro ricordo è completamente diverso, opposto. Certo, sentire, raccontare di queste cose, di questi esperimenti, no, che ci fanno capire quanto poco affidabile la nostra mente in questi casi, i nostri ricordi, la nostra attenzione, è un conto. Provarci di persona è un altro. E allora proviamo a fare un altro piccolo esperimento per vedere se noi riusciamo effettivamente a prestare quell'attenzione. Anche qui sembra molto semplice, come ora ve lo racconterò, sembra molto facile, e poi vedremo alla fine com'è andata. Anche ancora una volta vi anticipo che magari qualcuno di voi potrebbe averlo visto, questo esperimento, potrebbe già averlo fatto, non lo dica, non dica l'esito a chi sta accanto, tenetelo per voi, perché ognuno deve proprio fare da solo questo esperimento. Quindi, ora vi mostro due squadre di ragazze che si passano una palla. Un gruppo di ragazze ha una maglietta bianca, un altro gruppo ha una maglietta rossa. Il vostro compito, che è molto facile, sono 15 secondi di video neanche, è quello di contare quante volte le ragazze con la maglietta bianca si passano la palla. Ve lo mostro sullo schermo, prestate attenzione, sembra facile, lo ripeto, vediamo come va a finire. Pronti? Via. Ognuno conti per sé. Ognuno, non suggerite. Qua, allora, quanti passaggi sono stati? Allora, quanti ne hanno contati, diciamo, 14? 1, 2? Aspetta, arriviamo. 14, 4, 5, 6, insomma, qualcuno ha contato 14. 15, già di più, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 16, molti ne hanno contati 16. Giù le mani, 17, alcuni 17, 18, qualcuno anche 18, basta direi, quindi da 14 a 18, 15 secondi di video, queste ragazze che si passano la palla, e alcuni ne hanno contati 14, altri 15, altri 16, altri 17, altri 18, ma com'è possibile che non siamo riusciti a contare lo stesso numero di passaggi? E poi c'è un'altra domanda. Quanti di voi hanno visto il gorilla? Diciamo circa un quarto, ma anche meno, un quarto, un quinto di voi ha visto un gorilla. Tutti gli altri, aspettate, tutti gli altri mi stanno guardando, guardano voi con l'aria di dire: ma che gorilla? Di cosa stanno parlando? Nel video che vi ho mostrato c'è un signore che è entrato in scena vestito da gorilla, si è battuto il petto e poi se n'è andato. E alcuni l'hanno visto, la maggior parte di voi non l'ha visto. Vi faccio riguardare questo video. È lo stesso video, ve lo assicuro, e poi alcuni di voi appunto l'hanno visto. Questo è il video, questa volta però non contate più i passaggi di palla. Ora vedrete a destra dello schermo entrare il nostro amico. Si batte il petto e se ne va. Questo alla nostra illusione di poter davvero osservare e vedere tutto quello che accade, perché chi fa questo esperimento la prima volta e non si accorge
del gorilla, beh, resta molto colpito. È inevitabile che sia così, no? Tra l'altro in questo video quanti hanno notato che è cambiato lo sfondo? 2, 3, 4. Quanti hanno notato che è scomparsa una ragazza? Insomma, ci sono successe diverse cose, ma noi non le abbiamo notate. Perché? Non perché siamo disattenti, perché siamo superficiali, perché siamo stupidi magari, no. Non l'abbiamo notata perché noi prestavamo attenzione ad altro, ai passaggi di palla. Ed è quello stesso motivo che vi ho spiegato prima, cioè la nostra mente non è fatta per seguire più di una cosa alla volta. E questo significa che quando sentite qualcuno che vi racconta, ma io sono stato testimone, che ne so, dell'incidente o della rapina in banca, o magari vi racconta, ho visto il fantasma, ho visto un UFO, ho visto chissà che cosa, quanto sarà attendibile quel suo ricordo? Perché nessuno di noi è pronto a cogliere i dettagli di qualcosa che non si aspetta. In questo caso addirittura sapevamo di dover guardare un video, lo sapevamo, non è che passeggiavamo per strada pensando ai fatti nostri, succede una rapina e poi ci troviamo testimoni di qualcosa che non ci aspettavamo. Qui sapevamo di dover guardare un video e ciò nonostante in quei 15 secondi di video non abbiamo notato la cosa più importante di tutte, cioè il gorilla. Quindi questo ci insegna davvero quanto poco affidabili siano i ricordi delle persone, soprattutto se poi ci raccontano qualcosa di straordinario, di clamoroso. Non sono in malafede queste persone, davvero si convincono di avere visto qualcosa di straordinario, ma è molto probabile che la loro memoria, il loro ricordo, giochi degli scherzi. Se volete vedere altri esperimenti o altre indagini di questo tipo, vi invito a fare un salto sul mio canale YouTube, dove tutte le settimane condivido video e approfondimenti di questo tipo, proprio per renderci conto e abituarci, no, a sviluppare uno spirito critico. Magari questa luce io la spegnerei perché si vede poco lo schermo, se è possibile. No, ne ancora. Ok. Potremmo andare avanti davvero molto a parlare delle capacità, ma anche dei limiti che ha la nostra mente e il nostro cervello. A volte è talmente creativa la nostra mente che ci porta a vedere delle cose che non ci sono. Un esempio, vi sarà capitato di guardare le nuvole, no, in cielo e a un certo punto iniziare a riconoscere delle forme, delle figure. Per esempio, guardando questa, cosa vi viene in mente? Un cavallo, un drago, no? Oppure, guardando questa, un coniglio, un indiano. Qui? Un cane che salta. Sono possibili tante interpretazioni, perché? Perché nelle nuvole in realtà non c'è niente, è la nostra mente che cerca di dargli un significato. Questa è un'altra delle grandi capacità che abbiamo sviluppato nel corso dell'evoluzione, quella di trovare un senso, di trovare un significato nelle cose più casuali. Questa nostra capacità di collegare, di fare collegamenti, di trovare significati, è alla base delle grandi invenzioni, è alla base dell'arte, no? Ma ogni tanto ci trae in errore, ancora una volta, perché ci fa vedere delle cose che proprio non ci sono. Un esempio. Negli anni 70 è diventata famosissima questa fotografia scattata sulla superficie di Marte dal satellite, il Viking, che da 10.000 metri di altezza ha scattato questa immagine che sembra ritrarre lì al centro, vedete, una testa umana, con gli occhi, il naso, la bocca, e dice, beh, ma questa è una testa, deve essere gigantesca, scolpita nella pietra, ma com'è possibile su Marte? Quindi Marte è abitata o è stata abitata in passato? E insomma, grandi dibattiti per capire che cosa c'era su Marte. Poi cos'è successo? Che i satelliti, che abbiamo continuato a mandare nel corso degli anni, si sono avvicinati sempre di più, hanno fatto delle fotografie con strumentazioni sempre più sofisticate e quel volto, quella testa marziana, pian piano è svanita perché non c'era semplicemente. Era un'illusione creata da un gioco di luci e di ombre su una collinetta. E certamente la capacità poco raffinata delle macchine fotografiche dell'epoca ha creato e aiutato a creare questa illusione. Il fatto è che noi, tra l'altro, siamo portati a vedere dei volti umani in qualunque cosa.
è un altro di quei meccanismi che ci portiamo dall'evoluzione. Il bambino che reagisce al volto dei genitori, a un volto che si avvicina, è stato in qualche modo favorito nell'evoluzione. Quelli che non reagivano magari venivano abbandonati, si pensava che stessero male. Quindi quella reazione istintiva che noi abbiamo di fronte a un volto ci porta a riconoscere volti dappertutto. Guardate questo caso. Una signora preparava la colazione negli Stati Uniti, nel suo paesino, e aveva bruciacchiato un po' troppo il toast e si è convinta che lì al centro del toast fosse comparso un volto. Ovviamente la signora era convinta che fosse un miracolo e che quel volto non potesse che appartenere alla Madonna. Ciò nonostante ha dato un morsichino al toast là in basso, non si sa mai, poi ha visto, no, forse potrei utilizzarlo meglio questo toast, si è detta. L'ha messo dentro questa scatolina di plastica con il cotone e poi che cosa può aver fatto secondo voi? L'ha mostrato alle amiche? Può darsi. L'ha messo all'asta su eBay. E uno dice, vabbè, e quindi un toast bruciato, masticato, peraltro, l'avrà mica venduto. L'ha venduto, ma per quanto l'ha venduto? 1.000 euro addirittura? L'ha venduto per 28.000 euro. Un toast bruciacchiato l'ha venduto per 28.000 euro a un hotel, a un casinò di Las Vegas, che l'ha messo in esposizione evidentemente per incoraggiare i suoi clienti a giocare alle slot machine. E quindi ne saltano fuori, se voi ci fate caso, ne saltano fuori in continuazione di avvistamenti, tra virgolette, di questo tipo. No? C'è gente che ha trovato un volto, in questo caso si è convinta di aver trovato un volto di Cristo su un sofficino bruciato. Quest'altro, mangiando le patatine, si è convinto di averne trovata una che non poteva che essere una crocifissione. Questa signora con un chicco d'uva, anche lei ha visto la Madonna in questa ammaccatura. Questo coccodrillo sembra avere scritta la parola God, Dio, sul suo fianco. Questa invece è una foto che ci è arrivata, si vede un po' poco perché c'è troppa luce, ma questa fotografia ci è stata mandata al CICAP, ci arrivano tutti i giorni immagini di qualche tipo, da un signore che sosteneva che il suo frigorifero era infestato da un demonio. Perché gli andavano male tutti i cibi, perché insomma era convinto che veramente ci fosse qualcosa che non andava. Si intravede insomma qui l'immagine, sembra che ci sia un volto con delle corna. Allora gli abbiamo suggerito un sistema molto pratico per esorcizzare il suo frigorifero. Si chiama Vetril, si spruzza e poi si risolve il mistero. Ma succede in continuazione, guardate questa brioche che ha tirato fuori un signore, un fornaio di Phoenix in Arizona. Beh, dopo averla tirata fuori si è convinto che era un prodigio, perché quella brioche gli ricordava qualcuno. Vi ricorda qualcuno? Vi do un indizio. Gli ricordava Madre Teresa di Calcutta e quindi ha pensato bene di mettere questa sua brioche in vetrina e attirare così una folla di pellegrini. E tutti i giornali ne hanno parlato all'epoca. È ovvio che stiamo guardando ancora una volta delle illusioni, no? La nostra mente vede un volto dove non c'è niente. Ma anche se noi lo sappiamo, continuiamo a vederlo, il volto, perché è troppo forte questa nostra tendenza a cercare significati. Spero che riusciate a vedere questa fotografia dell'inizio del Novecento, è un po' anche questa, diciamo che la situazione della luce non ci aiuta, ma cosa vedete lì al centro? Vediamo se magari mi avvicino. Qui, al centro, vedete un volto di profilo, giusto? Non c'è un volto di profilo, qui c'è una signora. La signora, il viso, il braccio, il cappello, il suo vestito lungo. C'è un signore con la barba, qui, seduto, e sulle gambe ha un bambino. Cioè, con il cappellino bianco, la magliettina bianca.
Ve lo faccio vedere meglio. Vedete, adesso l'ho colorato. Il bambino è vestito di bianco, il papà è vestito di azzurro. Eppure, ciò nonostante, continuiamo a vederlo il volto, vero? Che continuate a vederlo? Se tolgo i colori, il volto diventa sempre più forte, noi vediamo solo il volto, anche se sappiamo che non c'è nessun volto, è un bambino, niente, la nostra mente continua a vedere una faccia. Questo errore può anche diventare un passatempo, un divertimento. Io mi diverto per esempio a collezionare fotografie di oggetti che sembrano volti. Questa maniglia sembra un Pinocchio col naso storto, questi accendini sembrano un coro che canta, questa grattugia sembra un po' stupidotta, questo sembra un piranha, questa zip, questi peperoni sembrano spaventatissimi, questo lavandino sembra molto triste, questo invece sembra un pulcino, questa chiesa, e questi scatoloni sembrano complottare tra di loro, no? Un moccassino folle questo, delle pale da bowling spaventate, un elicottero che sta divorando i soldati. Guardate i riflessi sulle pentole, compaiono dei volti anche lì, un santone africano, un edificio spaventato e così via. Insomma, potremmo andare avanti davvero a lungo a cercare volti ovunque e potete divertirvi a farlo anche voi. Questo fenomeno si chiama pareidolia e tutti noi siamo portati a cercare significati in questo modo e in tutti gli ambiti, anche nei suoni. Tante volte noi sentiamo dei suoni confusi, ci convinciamo che contengono delle parole, ma quelle parole non ci sono. A volte succede con le parole, con le canzoni straniere, le ascoltiamo, magari non conosciamo quella lingua e immaginiamo delle parole che non sono quelle reali, ma sembrano ricordarlo, no? È sempre lo stesso meccanismo. Allora, e ci avviamo alla conclusione del nostro incontro. Come abbiamo visto alcuni casi, no, questa mattina, che ci hanno fatto capire come molto spesso fenomeni che sembrano non avere spiegazione o essere misteriosi, forse una spiegazione ce l'hanno e risiede nel modo in cui funziona la nostra mente. Il fatto è che quando noi iniziamo a indagare ciò che appare misterioso con un approccio di questo tipo, cioè scientifico, in cui vogliamo capire le cose anziché credere ciecamente a quello che ci viene raccontato, potremmo scoprire che quello che sembrava prima un fenomeno straordinario, incredibile, forse ha una spiegazione molto più semplice, molto più banale, no? E alcuni sono delusi quando scoprono che magari il fantasma non c'è o che quei poteri straordinari che pensavano di avere non ce li hanno o che magari quel complotto che credevano di avere scoperto è tutto nella loro mente. E allora che cosa dovremmo fare? Certo, alcuni possono restare delusi, ma dovremmo forse far finta di non vedere, far finta di non sentire, non dire nulla quando scopriamo che le cose non stanno come magari ci piacerebbe? Il fatto è che sapere, conoscere, la conoscenza, non ci dà certezze, no? Lo dicevamo prima, il motore della scienza, della conoscenza quindi, è il dubbio. Non la certezza, non la sicurezza. Più si sa e più domande ci vengono in mente, più cose vogliamo sapere. Una volta, lo saprete, l'avrete studiato, si pensava che la Terra fosse al centro del cosmo, ma fosse la cosa più importante perché è appunto voluta e creata, e che quindi tutta la volta celeste ruotasse intorno alla Terra, almeno finché un giorno è arrivato Galileo Galilei, che con il suo cannocchiale ha capito che no, la Terra si muove anche lei e ruota intorno al Sole. E lo ha dimostrato in una maniera appunto sperimentale, con un metodo che poi è stato chiamato dopo di lui scientifico. Anche allora c'era chi non voleva ascoltarlo, anche allora c'era chi si rifiutava di accettare questi fatti, nonché
nonostante il fatto che lui potesse dimostrare quello che diceva, perché andavano contro quello che volevano credere, che la Terra fosse al centro dell'universo e che quindi fosse la cosa più importante che esisteva. Galileo gli faceva capire che forse non siamo al centro dell'universo, di conseguenza forse non siamo così importanti come crediamo di essere. Il fatto è che la scienza come strumento per conoscere la natura è chiaro che ha dei limiti, no? Può aiutarci a capire solo un certo tipo di cose, non ci può dare tutte le risposte, ha anche dei difetti. È ovvio che le applicazioni delle scoperte scientifiche, se sono male adoperate, possono portare dei guai, dei danni, ma quelle sono scelte che si fanno in ambito politico, economico, non certo in ambito scientifico. 2 minuti. Sì, lo avvicino. Il fatto, come dicevo, è che la scienza è uno strumento. Poi come noi usiamo le scoperte che facciamo, quella è una scelta che fanno le donne e gli uomini che decidono e che fanno piani per il futuro. Noi abbiamo iniziato con una citazione di Albert Einstein, vi ricordate, no? E concludiamo ancora con lui, che ha detto una cosa molto saggia, cioè tutta la nostra scienza in confronto con la realtà è primitiva e infantile, certo, però è la cosa più preziosa che abbiamo, è l'unico strumento che l'uomo è riuscito a inventare per dare delle risposte, una parte di risposte almeno alle tantissime domande che ci circondano. E quindi il mio suggerimento, per salutarci insomma e per lasciarvi con un messaggio che spero possiate portarvi appresso per tanto tempo, è che quando ci troviamo di fronte a qualche affermazione straordinaria, a qualcosa di nuovo che ci viene proposto, è possibile che sia vero, magari non lo è però, e quindi è giusto avere una mente aperta, cioè essere aperti a queste nuove scoperte, a queste nuove rivelazioni, ma bisogna stare attenti di non avere la mente così aperta che il cervello caschi per terra. Grazie. Non potevamo che aspettarci un tale livello di densità e di narrazione. Prima da parte di Massimo Polidoro, grazie ancora. Prima di salutarci, vorrei invitare sul palco Oscar Poletto, presidente del Consiglio Comunale, per i saluti. Innanzitutto, grazie di aver partecipato in modo così qualificato e attento a questo incontro con Massimo Polidori, che tutti conoscono benissimo. Io lo conosco un po' meno, anche perché seguo di meno la televisione, ma è stato molto importante, anche perché questo pomeriggio non ci posso essere purtroppo, ma mi pare che ci sarà un laboratorio specialmente sulle bufale. Alle 18. Sulle bufale. Le bufale che ci fanno divertire, che usate male però rovinano la vita a noi e a tante persone e ci danno soprattutto degli indirizzi sbagliati su cose molto importanti. Non facciamoci manovrare da queste cose, ragazzi, facciamo funzionare la testa per quel poco che possa servire, perché Einstein dice che per quanto facciamo funzionare vale molto ma molto poco rispetto alle ragioni del mondo, dell'universo, che sono enormi. Però noi dobbiamo imparare a usare i social, non farci usare dai social. Buon appetito, ciao, grazie a tutti. Grazie, grazie Oscar Poletto. Prima di salutarci un attimo ancora, se c'è qualcuno che ha qualche domanda, abbiamo ancora qualche minuto di tempo. Avete qualche domanda? Sì, ce ne abbiamo una lì. Tengo io per motivi. Come la mettiamo con i Novax? Non ho capito. Come la mettiamo con i Novax? Ci troviamo Silenzio, per favore. In una situazione molto simile a quella che
che abbiamo visto fino adesso, cioè di fronte alle evidenze scientifiche, che non sono le evidenze scientifiche dello scienziato che sta in quello sgabuzzino o dell'amico del mio cugino, ma di tutta la comunità scientifica di tutto il mondo, ci sono persone che rifiutano quei dati, quelle scoperte, quelle che sono delle evidenze che non hanno un colore politico, perché la scienza ci porta dei fatti, poi se non le vogliamo accettare, cavoli nostri, le conseguenze poi le paghiamo lo stesso, no? E però succede che ci sono persone che si convincono, magari hanno letto qualcosa su Facebook, magari hanno visto un video su YouTube che gli fa immaginare chissà quali complotti, chissà quali realtà nascoste, pensano di essere così più sveglie della massa e di aver capito tutto, e più delle volte purtroppo succede che l'epilogo è drammatico, e purtroppo abbiamo visto tanti casi di questo tipo. Cioè noi possiamo rifiutarli i fatti se non ci piacciono, ma come dire, io non credo alla forza di gravità e quindi esco dalla finestra perché non ci credo. Puoi non crederci, l'esito è abbastanza scontato. C'è ancora qualche domanda? Sì, ce n'è ancora una. Invito chi sta uscendo a non a moderarsi un attimo, perché ci sono ancora qualche domanda. Sulla storia dei ricordi ci sono anche l'effetto Mandela. C'è l'effetto Mandela sui ricordi. Bravo, bravissimo. Mi sa che tu segui i miei video. L'effetto Mandela. Grazie. Riguarda proprio i ricordi, cioè la nostra tendenza ad avere dei ricordi falsi a volte. Ci sono degli esperimenti, insomma, l'effetto Mandela prende il nome dal fatto che una signora si era convinta che Nelson Mandela, quello che poi sarebbe diventato il presidente del Sudafrica dopo tanti anni di prigionia, in realtà era morto in carcere e c'era stato un grande funerale di Stato, e lei aveva questo ricordo e si era accorta che anche altri avevano lo stesso ricordo, solo che non era mai successo. Mandela era uscito poi dal carcere, era diventato presidente, quindi un falso ricordo. E a volte i falsi ricordi si nascono perché noi ci convinciamo di qualcosa, anche perché magari abbiamo seguito con superficialità certe informazioni, ma poi quella idea resta fissa nella nostra mente. Fateci caso, vi sarà capitato o vi capiterà di andare a qualche festa, quando vi ritrovate con i parenti a Natale o le feste a pranzo tutti insieme, e iniziate a rievocare qualche ricordo. Ti ricordi quella volta che siamo andati, e inizi a raccontare, e ci sarà sicuramente qualcuno che dice: no, ma non è andata così, è successo questo, no, ma tu non ti ricordi. Ognuno avrà poi i suoi ricordi, proprio qualcosa che non possiamo evitare. Cioè se ci fosse stato magari in quell'occasione una videocamera che riprendeva e potessimo guardare il video di quel che tutti ricordano in modo diverso, scopriremmo che magari nessuno ricorda più che come è andata realmente. E la nostra memoria non è un hard disk di un computer. Ogni volta che noi pensiamo a qualcosa che abbiamo fatto, a qualcosa che abbiamo vissuto, cambiamo un po' il nostro ricordo, lo alteriamo un po', ci dimentichiamo qualche particolare, magari ne aggiungiamo qualche altro senza rendercene conto, e col passare del tempo il ricordo originale si trasforma e diventa forse qualcos'altro. Ma ripeto, questo è un meccanismo anche utile per la nostra mente, perché noi non possiamo tenere a mente tutto, non c'è abbastanza spazio per tenere a mente tutto quello che abbiamo vissuto, visto, fatto, no? Le cose importanti che hanno lasciato un segno, cioè quelle che hanno lasciato un'emozione. I ricordi che ci hanno emozionato sono quelli che ci restano più impressi. Pensateci, no? Le grandi soddisfazioni, le grandi delusioni, i dolori, le vittorie che abbiamo avuto nel corso della nostra vita sono quelli che ci ricordiamo meglio, perché c'era un'emozione collegata. C'è spazio ancora per una domanda, se vogliamo, se ne avete qualcuna. Non, ce n'è una ancora. Però, ragazzi, per favore, ascoltiamo un po' di silenzio. La mia domanda era riferita al gioco che avevi fatto all'inizio con le mani. Come alla fine... Cioè... Mi aspettavo questa domanda. Meno male, era arrivata allora. Allora adesso vi spiego che cosa è successo.
Per favore un po' di silenzio, perché se volete sapere qui c'è magia. Se volete sapere come ho fatto, volete saperlo? Vuoi filmarlo? Allora, vi avevo chiesto di tenere le mani davanti a voi così, giusto? Pollici verso l'alto. Potete rifarlo così scoprite come si fa. Poi vi ho detto, portate i pollici verso il basso, così, pollici verso il basso, giusto? Poi ho detto, la mano destra sopra la sinistra, e voi avete ripetuto, la mano destra sopra la sinistra. Adesso avete notato, che cosa ho fatto? Ero così, vi ho detto, mettete le mani, la destra sopra la sinistra, quando l'ho ripetuto, ho fatto questo gesto. Ma la cosa importante qual è? Che l'ho fatto sotto il vostro naso e non l'avete visto, no? Come prima, come dicevamo prima, non abbiamo prestato attenzione a quello che era più importante. Grazie, arrivederci. Grazie ancora, grande applauso, Massimo Polidoro al Festival delle Conoscenze.